1944. Dopo il periodo di occupazione tedesca, i bombardamenti degli alleati, le battaglie, soprattutto nelle campagne intorno alla città, Faenza veniva liberata. E oggi, dopo la messa alla Chiesa dei Caduti, una celebrazione ufficiale ha reso omaggio ai morti della Resistenza per la libertà e alle vittime civili, con una deposizione di corone di fiori sulle lapidi sotto la torre dell'orologio e ai piedi dello scalone comunale. Una cerimonia alla quale ha partecipato tutta la cittadinanza presente al mercato cittadino e che ha avuto i suoi momenti più significativi nell'alzabandiera e nella riattivazione della sirena antiaerea che nel 1944 aveva il compito di diffondere l'allarme per l'arrivo dei bombardieri alleati. Al termine della deposizione dei fiori, le celebrazioni sono continuate in consiglio comunale dove è andato in scena lo spettacolo Achtung Banditi, voci della Resistenza, produzione di Lady Godiva Teatro. Dopo lo spettacolo, che ha ripercorso le geste di partigiani e staffette, è stata la volta del convegno nazionale Ciao Bella, in collaborazione col MEI, su passato, presente e futuro della musica resistente. La mattinata, dedicata al 71esimo anniversario della liberazione di Faenza, si è poi conclusa in via Cavour, dove è stata deposta una corona in memoria dei soldati indiani Sikh caduti per la liberazione della città, e al cimitero di guerra di Santa Lucia, con l'omaggio ai militari degli eserciti alleati morti nei combattimenti.